Sono certamente io la prima a dirlo, ma non è solo un museo a cielo aperto, è una ricchezza, nel caso specifico del vino, di varietà anche molto longeve. Per esempio siamo in Campania e certamente le varietà campane sono tra le varietà più longeve, affondano le loro radici in epoca romana e vorrei dire non tante altre realtà territoriali possono avere un passato così strepitoso. Il bello dal punto di vista turistico è riuscire a proporre un'Italia fatta di monumenti ma anche di piccoli grandi monumenti da scoprire intorno a una tavola, perché no delle buone bottiglie di vino, perché no dei cibi di notevole spessore culturale. Spesso e volentieri la gastronomia di oggi è una gastronomia che esalta quella che era la tavola minore di un tempo, per cui tutto questo non può che essere qualche cosa che ha reso l'Italia e l'enogastronomia italiana un paese da visitare. L'Italia e l'enogastronomia italiana la terza motivazione di viaggio per venire in Italia. Un'ultima domanda, ecco, spieghi a chi ci segue da casa come fate voi che operate nel mondo del vino ad essere così bravi ad andare in giro per il mondo e anche così coraggiosi, perché in altri comparti quando parlo di globalizzazione sento un po' di difficoltà, di imbarazzo, ma insomma come si fa ad andare in Giappone, come si fa ad andare nei nuovi paesi, in Cina piuttosto che in America, ecco voi come avete fatto, come ci riuscite? Ma ci riusciamo perché probabilmente il vino è un prodotto che necessita dell'opportunità di andare anche al di fuori dei confini nazionali, ma d'altro canto oggi il mondo è globalizzato, per cui uno va in Cina, in Giappone o in Nord America, ma l'approccio e in qualche modo anche la spinta è la stessa che potevano avere i nostri genitori 30-40 anni fa, quando invece di andare casomai nel loro caso così oltre confine andavano semplicemente verso Milano, verso Torino, portando i propri prodotti fuori da quelli che erano i territori dove erano noti. E il mondo che è cambiato, che ha reso tutto più vicino, e quindi necessariamente vorrei dire è fondamentale per il sistema Italia avere la capacità di non fermarsi a quello che siamo stati, ma avere la capacità di confrontarsi anche con una realtà che ci vede forse nella necessità di dover fare di più, se vogliamo essere ancora espressione di una realtà di successo. Io ringrazio Daniela Mastro Berardino. Beh, insomma, questo è lo spirito della nostra TV. E l'altro elemento fondamentale, elementi che voglio darvi per capire come sta cambiando la televisione, è che quello che ha detto Daniela diventa in qualche modo un tag, che nel linguaggio moderno significa che nella nostra TV, in Vinitalia, che diventa un grande database, non c'è più un canale dove attendere che venga detto qualcosa. Basta scrivere la parola Campania e incontrare Daniela, piuttosto che Irpinia e incontrare Daniela.
Daniela, piuttosto che altre delle parole che nel discorso di Daniela sono venute fuori. Come dire, nell'attualità ormai, ancora di più nel prossimo futuro, sarà proprio il digitare una frase di interesse che ti farà incontrare in qualche modo l'argomento che cerchi, l'identità che cerchi. E questo è anche il bello della nuova TV che avanza. Grazie Daniela. Grazie a voi per l'opportunità di avermi dato di condividere queste mie riflessioni con voi. Ah, fra un po'. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto un mondo, ma non sa.